beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo Dio nostro. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boz da Raca, Boz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Jotam, Jotam generò Acaz, Acaz generò La storia di Dio con gli uomini. Così questa pagina del Vangelo e l'inizio del Vangelo di Matteo ci mette dinanzi al grande progetto della salvezza, al grande amore del Creatore per le creature, al dono che il Padre fa ai suoi figli. Ci distraiamo, è troppo forte, capisci? Cerchiamo di ascoltare il Signore, che spesso parla nel silenzio, ed è importante che il nostro cuore sia attento a qualcosa che ci sta dicendo. Questa mattina lo ascoltiamo dinanzi a questa storia straordinaria, che ci sfugge un elenco di nomi che ci rimanda a generazioni dall'inizio. Conosciamo i più importanti della storia del popolo di Israele, da Abramo a Davide, fino ai genitori di Gesù, a Giuseppe, lo sposo di Maria. Una storia che è fatta dunque di uomini grandi, di persone che hanno creduto, che hanno inciso nella storia non solo del loro popolo, ma di tutti i credenti, vi ricordiamo, dopo millenni, ma che è fatta anche di gente sconosciuta, di gente semplice, di cui non sappiamo niente. Che disegno grande! Il Signore valorizza tutti, è attento alle vicende di ciascuno di noi, non come a volte lo pensiamo, pronto per giudicarci, umiliarci, condannarci, no, per amarci e per chiedere il nostro aiuto, la nostra collaborazione. Non vale se siamo importanti, se siamo conosciuti, se abbiamo fatto chissà che, vale che siamo venuti al mondo perché voluti da Lui, vale che la nostra vita è un dono che abbiamo ricevuto e non possiamo permetterci il lusso di sciuparlo. Ecco il grande disegno di Dio, tutti importanti i suoi figli, tutti preziosi, tutti chiamati a questa partecipazione.